Assessore, dal 18 di giugno è partito un database per monitorare il trasporto su merci pesante. Sì, abbiamo reso disponibile attraverso appunto un sistema open data tutti i risultati di uno studio che insomma, è durato ben 2 anni e che ha interessato tutta la regione Lombardia, ma anche gli spazi limitrofi alla regione Lombardia, e che aveva come obiettivo quello di censire, di capire non solo dove si spostano le merci in regione Lombardia, ma anche che tipo di merci si spostano, dove vanno, da dove arrivano, il rapporto con l'estero, il rapporto con le altre regioni. Quello che è importante però è che appunto tutti questi dati sono a disposizione non solo di Regione Lombardia per l'attività per esempio di elaborazione del piano della mobilità o del traffico più in generale, ma soprattutto delle singole amministrazioni, degli enti locali e degli operatori, che così ben potranno ovviamente fare tutte le loro valutazioni rispetto a nuovi insediamenti piuttosto che in termini di programmazione della loro attività. Quindi anche poter monitorare la viabilità reale, in tempo reale? Assolutamente sì, anche perché consideriamo che il trasporto su merci, che in Regione Lombardia fa più del 30% di quello a livello nazionale, ha un impatto anche dal punto di vista delle infrastrutture, della manutenzione delle infrastrutture, quindi sapere esattamente quali sono le vie, come posso dire, più critiche, nel senso quelle più utilizzate, ci permette e deve permetterci di fare una programmazione anche in termini di intervento manutentivo. Io penso a tutto il ragionamento sui ponti, su cavalcavia e anche solo proprio in termini di manutenzione delle arterie viarie. Ecco, sapere che quelle sono più frequentate da chi trasporta merci, quindi dai mezzi pesanti, ovviamente ci deve dare un'indicazione anche in termini di priorità di intervento.